Via. Buonasera cari amici, sono qui con Letizia Cagliazzo, la presidentessa dell'associazione Ars Armonia Mondi e l'organizzatrice di questo meraviglioso evento giunto alla sesta edizione, il meeting internazionale di arte in penisola sorrentina, e con la professoressa Anna Maria Gargiulo, una grande poetessa, una grande voce della poesia in penisola sorrentina. Voglio approfittare di avere qui una grande pittrice, una grande poetessa per rivolgere entrambe le stesse domande sulla loro creazione artistica, perché sono due donne che attraverso i diversi modi della loro capacità espressiva riescono a cogliere l'intimo dell'inconscio umano attraverso l'arte. E quindi voglio chiedervi innanzitutto, che cos'è la creazione per voi? La creazione è un processo di divertimento, di piacere, o è una fatica come un parto? No, una fatica sicuramente, rispondo prima, una fatica sicuramente no. E diciamo, ma anche, neanche un divertimento, perché è un'espressione dell'animo, quindi a volte può essere anche un pochino, così come dire, travagliato, perché tu cerchi l'essenza delle cose per poter esprimere le tue emozioni oppure quelle che in quel momento ti ha colpito. Quindi, però, quando l'hai realizzata sei soddisfatta e quindi diventa anche un momento di piacevolezza, di serenità, di amore, quindi sei soddisfatta. Beh, certamente credo che intanto sia uno stato di grazia, la creazione è uno stato di grazia e sicuramente per quanto mi riguarda nasce una sofferenza, c'è un travaglio. C'è un travaglio, sì. Perfettamente. Non sempre purtroppo, perché a volte può nascere pure da una gioia, certo, improvvisa, e puoi dire qualche cosa e di poi nel momento che compiuta l'opera, qual è la sensazione? E poi c'è l'intuizione che ovviamente gioca come elemento significativo. Bene. Un'altra cosa che intendevo chiedervi è se per voi essere artista significa dover dare anche un messaggio al mondo e quindi in qualche modo influenzare anche con la vostra opera la società, oppure ritenete che l'artista debba mantenersi al di fuori di quella che è la contingenza, creando qualche cosa di etereo, di avulso? Non è così secondo me, deve manco influenzare, deve far riflettere, e naturalmente sono anche, quando facciamo una creazione, sono delle denunzie di ciò che sta succedendo nella nostra società, sia interiormente ad ogni persona, sia diciamo nei fatti che accadono, perché ricordiamoci sia Picasso, tantissimi artisti hanno denunziato con le loro opere d'arte momenti storici anche tristi, come guerre, come sofferenze, come soprusi. Quindi io penso che è così, il messaggio lo devi mandare, deve rimanere sempre un interloquire con le persone, con l'altro. Sentiamo la poetessa. Beh, sicuramente credo che sia imprescindibile il messaggio, non c'è arte senza messaggio, poi si può discutere sulla natura dei messaggi. E mi piace ricordare Pascoli che diceva la poesia senza essere educativa realizza l'educazione al verbo, no? L'arte è essenzialmente l'educazione al verbo, senza didattica e senza lezione. L'ultima domanda riguarda il titolo proprio del convegno che ci sarà oggi nell'ambito di questo meeting. Dice l'arte come cultura, come pace, come speranza, come sostegno agli ultimi. Quindi l'arte per te ha un valore che va al di là anche della bellezza. Sicuramente, soprattutto in questo periodo di controversie, di guerre. Noi teniamo l'Isis in casa e tutto il mondo ce l'ha in casa. In realtà questa è una violenza che colpisce globalmente tutto il pianeta nostro. Di conseguenza mandare un messaggio di pace, e la pace, poi ne parlerò nella conferenza dopo, la pace la dobbiamo trovare prima in noi stessi. Se non teniamo la serenità nel nostro animo, non possiamo trasmetterla agli altri. E come diceva pure Teresa, Maria Teresa di Calcutta, ecco, oppure Gandhi, diceva noi dobbiamo a piccole gocce trasmettere questa serenità, perché sicuramente poi il mare si diventerà, diventerà mare. Se l'arte è espressione dell'animo, credo che il riconoscimento
sé porti la pace. E forse essere qui in un posto così bello come Moon Valley, in questa meravigliosa Vico Equense, a contatto con la natura nella sua espressione più forte, infatti, più rigogliosa, crea proprio questo senso di unione tra pace, arte, e già che in questo meeting ci sono artisti che vengono, uno solo viene diciamo dalla Campania, il resto viene dal nord Italia e dal sud Italia e anche dall'estero, dalla Croazia e dall'Austria, e loro la prima cosa che hanno detto: che serenità, che pace è in questo luogo. E si sono ritrovati e hanno lavorato con una dolcezza, mi diceva pure, con una tenerezza, scambiandoci tutti quanti insieme dei messaggi, come dire, di fratellanza, senza saperlo neanche, cioè noi non eravamo consci di ciò. Però io ho visto, notato, che c'era anche durante le pause, diciamo, pranzo e di sera, quando siamo stati al buffet e con lo spettacolo, anche con gli artisti che sono intervenuti, musica, ballo, letteratura, il critico, si è creato sempre, io sono fortunata, si crea sempre quel clima di tranquillità, come se tu stessi a casa con gli amici. Credo che questo sia il vero messaggio del vostro lavoro, della vostra missione, vero Anna Maria? Quindi l'arte come missione di pace. E grazie a voi che ne siete grandi portatrici. Grazie a te e grazie a Moon Valley che ci dà la possibilità di godere di questi posti meravigliosi. E soprattutto grazie alla dottoressa Rosanna Rivas, che tramite lei abbiamo avuto i loghi, quindi abbiamo avuto il patrocinio di questa università Switzerland, che si trova a Cannes, io mi imbroglio sempre in lunghi, sì, a Lugano. Aiutatemi. È vero, la dottoressa Rosanna Rivas, che è l'ambasciatrice di pace dell'università. E quindi grazie pure a lei mi sono ispirata, ecco. Io chiedo scusa, sono sempre emozionata quando faccio queste cose e sono anche un poco pasticciona. Ma l'emozione significa la verità e quindi trasmette ancora di più l'intensità di quello che si mette. Sì, a volte piglio gli appunti. Grazie. 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 Grazie.